Vogliamo diffondere questo sport perché a livello olimpico è molto conosciuto, anche se forse il più seguito di tutte le Olimpiadi. A livello paralimpico è uguale, cambia poco, le nostre capacità e i nostri risultati sono molto molto vicini a quelli degli atleti olimpici e ci farebbe molto piacere che venga diffuso al pari dei nostri colleghi olimpici. Tu sei il pegliello del tiro a volo paralimpico. Per quest'anno sì, ho vinto il campionato italiano per la prima volta e sono orgoglioso di aver battuto il mio compagno di squadra, nonché grande amico Giorgio Marozzini, che detiene il titolo da parecchie edizioni. Chiamata a raccolta per voce di quelli bravi al prestigio del Grand Prix tricolore. Arrivano da tutto il mondo, la classica per eccellenza quando si parla di tiro a volo praticato dagli atleti disabili. Per gergo internazionale, a cifra della versione adattata, para clay target shooting, per tutti dell'ambiente comunque già tiro a volo paralimpico e via andare. Formula gara della fossa, tre categorie in lizza a vario grado di disabilità. Ci sono i sitting, quelli che sparano seduti in carrozzina, la più parte lesionati midollari, gli standing, quelli che sparano in piedi, in genere con protesi per amputazioni o malformazioni congenite agli arti inferiori, infine gli standing 2, quelli che sparano in piedi ma con un braccio solo. Categoria, sembrerebbe a ragionare sul tiro a volo paralimpico, la più complicata, standing 2, cioè agonisti, tiratori con disabilità agli arti superiori. Mamma mia, come si fa? Vietato stupirsi, insomma. Assolutamente vietato stupirsi. L'esempio che volere è potere. Sicuramente all'inizio ci vuole un buon periodo di adattamento, però poi abbiamo dimostrato che è fattibilissimo. Si regge il fucile con un braccio solo? Si regge il fucile, si spara, si carica, si sbossola con un braccio solo, perché effettivamente tutti noi abbiamo la funzionalità di un solo braccio. Io, essendo amputato anche di gamba, oltre che non avere l'utilizzo di un braccio, questo è uno degli sport per me accessibili. Oltretutto io ero già un tiratore molto amatoriale prima, e mi sono detto vabbè, il fucile a casa ce l'ho, perché non proviamo? Poi in questo percorso ho scoperto che la FITA si interessava ai paralimpici, perciò nell'ottobre 2014 sono andato a conoscere questi ragazzi, vedere com'era il movimento, perché ho detto se il movimento è comunque un movimento cupo dove ci si piange addosso, sto a casa mia. Invece è un movimento allegro dove si fa gruppo, si fa famiglia, e perciò lì sono stato incentivato. Sono anni che ci stiamo lavorando e con grande soddisfazione abbiamo visto crescere di anno in anno il numero di partecipanti. Adesso c'è proprio pressione anche a livello degli altri paesi, perché hanno capito l'importanza del paralimpismo anche in questo sport, che è uno sport che anche fra i normodotati puoi fare fino a una certa età, perché abbiamo visto vincere medaglie olimpiche a 50 anni. E quindi è un incentivo in più anche per anche altri atleti di altre discipline, che una volta interrotta, diciamo, perché in discipline atletiche l'età a un certo punto ti ferma, possono passare tranquillamente alla nostra disciplina e continuare a gareggiare ad alti livelli. A onore della FITAV, col suo progetto pilota, per menzione di Francesco Facci, gran CT1 che ai tempi ha fatto squadra con gente del calibro di Benelli e Cainero e che oggi guida convinto il gruppo degli azzurri paralimpici, una trentina ai suoi ordini tra i più bravi in campo iridato. Nome e cognome hanno cominciato il tema Massimo Lanza ed Emilio Poli, avanti adesso un altro dei titolati. Oreste Lai, categoria sitting, spesso e volentieri addirittura gara alla pari con avversari normodotati. Come sono arrivato io? Partecipava un mio collega di caccia al tiro a piattello. Mi sono fermato qualche anno di andare a caccia dopo l'incidente nel 2003. Nella rivista FITAV federale usciva primo campionato disabili. In 20 giorni mi è venuta l'idea di prepararmi, perché i miei amici: dai che sei portato per sparare, provaci questa volta. Ho detto vabbè, ci provo. Andiamo a Racconigi a fare il primo campionato disabili di fossa olimpica Double Trap. È andata bene, li ho vinti tutti e due, da lì è entrata la vera e propria passione. Avevo già una passione per le armi, ma non per il tiro a piattello. Ah.
È uno sport che si può praticare tranquillamente perché i campi sono tutti agibili, la federazione cura questa cosa qua di renderli più agibili a qualcuno che non è agibile, però comunque è uno sport che si può fare quasi a pari livello a seconda della disabilità con i normodotati. In carrozzina nella fossa. Sì, benissimo, anzi io addirittura se mi trovo in periodo di allenamento e forma do filo da torcere ai normodotati. Accademia Lombarda nei giorni del Grand Prix, fin qui forti a dominare la scena, al più che probante confronto coi campioni stranieri, dal primo all'ultimo, ad ogni buon conto, tutti uniti dalla stessa passione, sotto il tendone a preparare la gara, attrezzi da ben oliare, fino in linea di tiro, colpo in canna, piattello da non mancare. Esordiente di lusso, microfono di diritto a quel fenomeno di Giancarlo Cosio, focomelia grave per compagna, agonista irriducibile, fuori classe del paracinautico, perché allora, già che c'era, non darsi anche al tiro a volo. Uno dei grandi del movimento sport disabili, nessuna differenza. Ciao. Ciao Giancarlo. Allora, qua mi spiegavi carabina, alla fine la stessa cosa, hai dovuto adattare soltanto... Sì, cos'è, ho solo accorciato il calcio, cioè ho fatto come fanno tutti i tiratori, cioè fanno il calcio su misura. Io avendo le braccia un po' più corte le ho fatte secondo la lunghezza del mio braccio. E quindi, come dire, è tutto da scoprire, è tutto da sperimentare. Diventerai un campione anche qui? Uno forte, forte, fortissimo? No, no, è molto difficile. Cioè io sono abituato agli sport di forza come lo sci nautico e di resistenza come il ciclismo e il nuoto. Qui è esattamente l'opposto. C'è limitato impegno fisico, ma è tutto, il 95% è mentale. Mai come nel caso del vostro sport, obiettivi da centrare. Assolutamente, obiettivi da distruggere, non solo da centrare. Sì, assolutamente. Oh.